con Francesco di Lega Ambiente qui sul battello fluviale Andrea da Pontedera. Cosa c'è di tipico e comunque non così comune all'occhio umano che corre veloce magari sulla Tosca Romagnola qui nell'alveo dell'Arno? Allora, sicuramente ci sono tante specie di uccelli che si vedono da un'ottica completamente diversa. Appartengono a due grandi famiglie, che sono la famiglia degli Ardei, che sono gli aironi, quelli grandi maestosi, l'airone cinerino, l'airone rosso, l'airone bianco maggiore, e l'altra famiglia di uccelli che troviamo sono i rallidi. I rallidi sono degli uccelli molto più piccoli, neri, che praticamente vivono a ridosso della vegetazione lungo le sponde. E è una specie da tutelare in quanto sta soffrendo ultimamente, in questi anni, di una riduzione dell'habitat, proprio perché è un uccello che nidifica e si nutre vicino alle sponde e con la crescente urbanizzazione del tratto fluviale stanno molto diminuendo. Altra cosa che possiamo vedere di uccello molto caratteristico è il martin pescatore. Il martin pescatore è un classico, sì. È un uccello che qui sul battello vediamo correre molto velocemente a pelo d'acqua e ha una livrea estremamente colorata. Presenta una parte superiore, il piumaggio è azzurro turchese, un azzurro vivo, mentre la parte sottostante è arancione. Il martin pescatore è particolare perché si forma delle tane, delle lunghe gallerie dentro le sponde fangose e praticamente al fondo a queste gallerie c'è una camera nido che dentro la quale l'uccello genitore porta residui di cibo per gli uccelli più piccoli. Quindi questa è una particolarità che caratterizza il martin pescatore. È tutta una fauna che vista sui libri ha un effetto, poi la vedi dal vivo e ti rendi conto che quello che spiega è quello che veramente accade, quindi li vedi ed è una cosa molto bella. Un po' come i bambini che quando li porti nelle fattorie scoprono che le mucche non crescono alla coppa nella figurina sul latte. È un contatto diretto con la natura, ecco perché è importante far conoscere e far valorizzare il territorio, perché la tutela passa sicuramente attraverso una conoscenza approfondita del territorio. Non possiamo tutelare un territorio se non lo conosciamo. C'è consapevolezza. Ma per quanto riguarda invece la fauna ittica, c'erano stati anni fa queste invasioni di fantomatici pesci siluro che a quanto pare ci sono ancora? Sì. Allora, il pesce siluro è praticamente il top predator, è ai vertici della catena alimentare. È un pesce che può raggiungere delle dimensioni estremamente notevoli, oltre i 2 metri. Anche qui sul fiume Arno ci sono esemplari molto molto grandi. Il pesce siluro è un predatore estremamente vorace, attacca quasi sempre le prede dal basso ed è un predatore che è quasi esclusivamente notturno. Durante le ore soleggiate si preferisce stare fermo su delle buche sul fondale e predilige le zone più profonde per cacciare. Il pesce siluro è particolare perché ha dei barbigli che sono in numero diverso dal pesce gatto, ce ne ha 2 meno, 6 e il pesce gatto 8. E attraverso questi barbigli il pesce riesce a captare i segnali elettrici, le vibrazioni che le prede mandano. L'impatto è stato notevole proprio perché mangia tutti la fauna. Soprattutto non è autoctono, quindi ci è arrivato in qualche modo e ha devastato un equilibrio. Ha devastato perché praticamente mangia tutti i piccoli esemplari di specie ittiche, quali carasse, tinche, carpe. È un pesce estremamente vorace e praticamente è un pesce che può addirittura attaccare l'uomo, perché quando nidifica vicino alle sponde e uno involontariamente sarebbe andato a fare un bagno vicino alla tana del siluro, lui attacca per difesa. Vai, sentiamo dopo.